Grazie a Vincenzo Santoro che ci ha fatto già una prima agenda di temi da trattare. Più tardi nel mio intervento vi farò una proposta di governance di questo processo che credo possa essere pronta ad affrontare i temi che l'ANCI ci propone. Grazie quindi. Tiziana Maffei, presidente di ICOM Italia. ICOM ha seguito il processo di formazione del sistema museale nazionale, dei livelli uniformi di qualità. Io vedo ICOM come il soggetto che ci porta a mettere al centro sempre delle riflessioni le competenze tecniche, le competenze specialistiche, perché tutto questo si potrà realizzare se diciamo ci sono persone capaci che hanno la voglia di mettere al servizio le proprie competenze di questo progetto. Quindi volentieri passo la parola a Tiziana. Grazie. Grazie alla Regione Emilia Romagna che ha iniziato questo percorso che io penso si ripeterà in altre regioni, perché penso che sia inevitabile confrontarsi su questo tema così complesso e sicuramente molto ambizioso. Il sistema museale nazionale ha una storia radicata forse più alle spalle di quello che possiamo pensare, non è uscito fuori dal nulla, ma è stato un percorso di riconoscimento che in un momento in cui il tema della sussidiarietà e di rapporto tra Stato e Regioni era molto sentito, era uscito fuori con gli atti di indirizzo. Poi in realtà forse non c'è stato un gran coraggio per portarlo avanti. Oggi ci ritroviamo probabilmente con tempi anche più maturi dati da un momento di crisi economica non indifferenti ad affrontare la questione. ICOM l'ha sempre supportato, sostenuto in una dimensione internazionale, perché poi il sistema museale nazionale nasce sicuramente da un quadro unitario che è ispirato dal nostro codice, un codice etico che ha una dimensione internazionale. Questa forse è la vera forza, quando la cultura riesce ad andare oltre le problematiche normative locali intendo di nazione. E per ICOM è sempre stato il discorso del sistema museale nazionale legato al ruolo che gli istituti museali hanno nel territorio al di là della proprietà. L'assessore ne ha fatto un quadro chiaro delle opportunità che i nostri istituti oggi hanno per lo sviluppo territoriale, ed è chiaro che il tema della cooperazione interistituzionale non è un tema nazionale. Da più parti questo tema sta uscendo fuori, così come la cultura di gestione dei musei e del patrimonio è fondamentale oggi, perché c'è stato questo grandissimo passaggio, e lo ricordava anche l'assessore, non più dall'oggetto al soggetto. Noi ci occupiamo di patrimonio culturale non perché per un aspetto puramente feticistico rispetto ai nostri oggetti, ma per il significato che il passato ha nella nostra contemporaneità. All'interno di questo sistema museale nazionale, già quando si è concluso l'iter di studio della Commissione Casini, avevamo segnalato degli obiettivi di processo e di risultato molto importanti per ICOM. Il processo non è indifferente, Itaca ci insegna, non è il risultato solo il fine del nostro viaggio, ma è il viaggio in sé, e quindi anche in questo il rapporto tra Stato, Regioni, enti locali e privati, con questa visione ambiziosissima di infrastruttura culturale, è il vero tema, come questi attori si devono muovere. È chiaro che all'interno di questo processo c'è sicuramente un ruolo importantissimo delle istituzioni museali per capire chi sono, e quindi c'è un processo di autovalutazione, ma qui vedo molti colleghi e sappiamo tutti che metteranno in gioco le nostre identità, le nostre istituzioni come funzioni che dovremmo andare a svolgere sul territorio. Però è evidente che in questo processo il coinvolgimento di tutte le regioni è essenziale. Oggi si è parlato dei poli museali, a me dispiace perché sono una fautrice dei poli museali, io penso che siano stati l'elemento grande di innovazione di questa riforma. Mi auguro in futuro che si trovi il modo, anche con questa previsione della riorganizzazione, di rivedere, perché il rapporto tra regioni e Stato avviene in un quadro geografico ben definito. Credo che sia molto complesso riportarlo poi in rapporti interregionali. È un processo di uniformità dei livelli di qualità. Quando parliamo di uniformità, anche qui è stato sottolineato, parliamo di differenze, di diversità.
L'uniformità non deve essere un appiattimento, il sistema nazionale non si fonderà su questi livelli uniformi intesi come pura adempimento compilativo di questi 112 voci, ma andrà oltre. Io sono sicura che tutti gli istituti museali in questa forma di autovalutazione prenderanno coscienza delle problematiche e troveranno anche le soluzioni. E sicuramente in questo obiettivi di processo ci sarà, non perché me lo auguro, perché avverrà naturalmente un'innovazione della cultura di gestione. I nostri musei dovranno affrontare il grande tema di come con questi attori diversi debbano muoversi nel territorio. Risultati auspicabili. Un marchio di riconoscimento, ma un marchio inteso non come logo, come semplice etichetta, ma veramente la possibilità di fare un percorso di accreditamento rispetto ai significati che questi livelli uniformi hanno, che sono le funzioni che si svolgono nel territorio. Si parlava l'altro obiettivo, rapporto con il territorio. In questo processo di lavoro, con questo sistema, sicuramente noi musei dovremo molto porci il problema di come stiamo lavorando rispetto al territorio. Negli atti di indirizzo l'ottavo ambito era quello meno sentito, probabilmente meno disciplinato. Oggi con i 112 livelli il rapporto con il territorio invece diventa un rapporto fondamentale, è quella visione del soggetto, l'attenzione verso i nostri non solo visitatori, verso i nostri pubblici frequentatori di riferimento, che non sono solo frequentatori fisici dei nostri spazi ma anche frequentatori in ambienti digitali, perché noi come istituti culturali forniamo contenuti e soprattutto li mettiamo in gioco per riprodurli attraverso altre forme molto più ampie di partecipazione. Il museo oggi, in questo momento, proprio quest'anno a Kyoto, vi sarà una revisione della definizione, ICOM Italia in questo si è messo in gioco. Quando parliamo delle nostre istituzioni, forzeremo molto perché si aggiunga non solo il fatto di essere un'istituzione permanente, ma un'istituzione permanente partecipata, perché sono quei luoghi di comunità. Poi sicuramente in questi livelli uniformi di qualità il grande tema è il fatto di diventare ambiziosa visione delle forme di strutture di servizio attraverso il personale. Strutture di servizio, sappiamo, lo diceva Santoro, la questione per gli enti locali del personale è diventata una questione fondamentale, anche se poi i comuni devono fare un attimo di autocritica e sapere quale personale tecnico mettono nel proprio settore e quindi spostare l'attenzione verso un personale che sia professionale nelle direzioni dei settori cultura. Però è anche qui forse arrivato il momento di giocare un rapporto interistituzionale, immagino che possa essere, quando si parlava di rete, predisporsi una visione di rete anche basata sul personale, e lavorare in rete significa mettere a disposizione, in questo è un gioco di più parti, Stato ma anche comune, professionalità diverse, perché è stato detto in modo chiaro, dobbiamo governare la complessità. Chi lavora nei musei sa quanto noi abbiamo a che fare con strutture complesse, estremamente complesse, perché le nostre testimonianze che gestiamo, i nostri oggetti, sono la rappresentazione non solo di discipline storico-artistiche, archeologiche, ma sono rappresentazioni, sono testimonianze materiali e immateriali di molta interdisciplinarietà. Quindi avere a che fare con il museo significa avere a che fare con professionalità molto molto variegate. Quindi le reti mi auguro che siano il risultato finale, ma un risultato vero che non sia solo di immagine. La rete è cultura di gestione, su questo dovremo lavorare tutti insieme. Il sistema museale ha anche, mi auguro, un sostegno alla tutela, perché come ICOM l'abbiamo detto in molti modi, il tema del museo è il rapporto con i paesaggi culturali. Presidio di tutela attiva significa anche avere dei luoghi dove trattare il tema della cura del patrimonio in rapporto alle sovrintendenze. Le sovrintendenze hanno quel bellissimo dipartimento di educazione e ricerca, lavorare in collaborazione con quei settori significa anche spostare l'attenzione alla tutela del bene non attraverso procedimenti autorizzativi, ma attraverso procedimenti di riconoscimento del bene da parte delle comunità. E quindi una sorta di tutela spontanea. Urbani ci parlava sempre di ecologia culturale, forse è arrivato il momento che la cultura del patrimonio passi non solo attraverso un'autorizzazione, ma anche perché la comunità stessa lo riconosce come bene da salvaguardare. E poi arriviamo al grande tema, obiettivi.
forse è arrivato il momento con il sistema museale nazionale, ci auguriamo, di riuscire a trovare forme di finanziamento ad hoc, di rapporto stretto. Condivido anch'io la possibilità che la conferenza Stato dei Giovani diventi una forma di una possibilità, un'opportunità di programmazione su questo tema. Poi, come aveva questa ambizione, perché non pensare a un fondo unico su questo tema a rotazione, affinché i musei man mano in questo processo di miglioramento attivino delle progettualità, si ritrovino delle coperture che vanno poi di pari passo con la rendicontazione finanziaria, perché a volte non si riesce a mettere in campo delle progettualità perché non ci sono magari finanziamenti che in quel momento coprono delle progettualità. L'ultimo obiettivo per noi di come è fondamentale: la creazione di un corpo professionale basato sulla carta delle professioni. Sappiamo di dover aggiornare la carta delle professioni in questa complessità e in questo nuovo ruolo che i musei stanno attivando, perché il legame è stretto tra questi istituti di cultura. Non dimentichiamoci che in alcuni paesi c'è solo il museo o la piccola biblioteca e magari non c'è la scuola. Diventa importante riuscire ad avere forme di professionalità che sono molto più legate alla facilitazione territoriale, il referente per l'accessibilità, dove non è solo quello che sa rispondere per le barriere architettoniche, ma è quello che riesce a capire veramente quali sono quei diaframmi di cui abbiamo parlato. E quindi c'è in gioco molto con il sistema museale nazionale, perché questa infrastruttura culturale complessa che va al di là delle proprietà, l'istituto di cultura, che sia della regione, che sia dell'ente locale, che sia del privato, è indifferente. Cultura è un elemento fortissimo per produrre nuova cultura. Può, e in questo penso anche, ne abbiamo parlato ultimamente a Matera, il tema dei depositi e quindi questi luoghi di conservazione comune di patrimonio, anche lì può essere un modo per metterci in gioco in modo molto più complesso e molto più articolato. Può diventare un ecosistema nazionale sì, per lo sviluppo territoriale, in chiave di quattro elementi fondamentali: la conoscenza, la costruzione del pensiero critico e creativo, perché la cultura serve per produrre creatività, ma non solo artistica, creatività a dare il senso di quello che si vuole fare da grandi, di responsabilità e non ultimo di benessere. Il sistema museale nazionale può essere tutto questo a condizione sicuramente che ci sia una grandissima consapevolezza, non solo da parte dei noi istituti, di fare dei passi, di saper lavorare al di là della nostra proprietà, del soggetto giuridico a cui apparteniamo, ma soprattutto in questa visione di cooperazione interistituzionale. Grazie. Grazie a Tiziana Maffei, che ha così ben riassunto tutti gli obiettivi e le sfide del